Pier Chic, molto famoso come brand, è sempre stato un ristorante di pesce mediterraneo, sud della Francia. Da un anno a questa parte siamo diventati puramente italiani. Sono molto felice di lavorare in questo posto perché è uno dei posti più esclusivi di Dubai. È molto affascinante e naturalmente molto esclusivo dal punto di vista anche di location. Un ristorante in mezzo al mare non credevo nemmeno che esistesse, quindi è molto affascinante lavorare qua, è molto, molto bello. Ma mi piacerebbe che Pier Chic diventasse il primo ristorante italiano di Dubai. Lo so, è un progetto molto ambizioso, ma io sono sicura che con la costanza e la capacità, soprattutto di una donna, ci si può riuscire. È un po' difficile perché molti italiani che arrivano a Dubai trasformano la loro cucina per adattarsi un po' a quello che è la clientela. Io vorrei non farlo, vorrei che piano piano anche l'abitante di Dubai si abitui al nostro tipo di cucina, perché è una cucina molto leggera ed è una cucina che ti resta nel cuore. Beatrice è rock and roll, questa è ormai la parola che uso sempre per lei. Non facile da trovare, soprattutto chef con un'esperienza come la sua, molte volte magari non sono dietro al passo, comunque non sono in prima linea, lei è sempre in prima linea. Una rock star ma anche una guerriera, questo mi piace descriverla così. Secondo me in una cucina è molto importante anche il rapporto che il leader, il capo della cucina instaura con i propri ragazzi. Io sono per loro un po' anche una mamma, non sono soltanto il loro capo. Un vero leader deve usare, come diceva la mia nonna, il bastone e la carota, quindi deve essere un po' rigido ma anche dolce quando è necessario. E quando riesci ad ottenere la fiducia e la stima dei tuoi ragazzi, loro danno l'anima per te. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. For me, from my side and the chefs, we always trying to smile and make together, I mean, work like a team, and we keep the boys' energies more built up. I mean, to say that we make fun with a little bit. I mean, when the operation a little bit quiet, I mean, slow down, then we start to push them into to laugh or just go and say, hi, how are you? You guys okay in the section? So we trying to make them an environment that they can work, and they're really happy with that also. All the people there are friendly, they are trying to help to each other, so it's not that difficult to come into the team when you are they're greeting you as the part of the team from the beginning. The atmosphere in the kitchen is very intense when it comes with the service, especially in the dinner service, because you know, we're making 200 people, 250 people. The order comes almost all together, so you have to stay focused. Sono molto felice di fare parte della squadra. Siamo molto legati tra di noi e riusciamo a fare anche diverse cose al di fuori del lavoro, per esempio andare a bere dopo il servizio o andare nel beach club del giorno libero. È stato qualcosa che all'inizio, nel primo periodo, ci ha unito molto e ci ha fatto capire che potevamo costruire una grande squadra qua al Pier Chic. E man mano che arrivavano sempre più nuovi colleghi, abbiamo aperto, diciamo, le porte del Pier Chic e cercato di insegnare quello che avevamo imparato in questo periodo a loro che sono arrivati nuovi. Il lavoro del ristorante è molto duro, passiamo tantissime ore in cucina. Da quando pensiamo di progettare un piatto fino a quando il piatto in sé per sé è realizzato,
passano tante ore di lavoro. Quello che amo fare è la cucina tradizionale, la cucina che faceva la mia nonna, la mia mamma, e metterci il cuore, perché in un piatto, oltre agli ingredienti, si sente tantissimo la passione che uno ci mette, il cuore. È secondo me l'ingrediente segreto, ma è quello che colpisce il cliente. Che la cosa fondamentale è, alla fine, è che il cliente sia contento ed abbia un grande ricordo di Pierre Chic. Noi vogliamo che il cliente che arriva a Pierre Chic si senta come a casa. Abbiamo questo modo di definire i ristoranti in Italia. Vorremmo che i clienti si sentissero come a casa. Penso che da 5 anni ormai fuori dall'Italia, Pierre Chic mi sta portando l'Italia di nuovo nel mio cuore. Pierre Chic è Italia.